Ciao a tutti, questo è un video speciale perché lo faccio in occasione dei 100 iscritti che ho su YouTube. Per prima cosa ringrazio tutti quelli che si sono iscritti e oggi vi farò vedere una cosa velocissima, un biglietto pop-up che potete utilizzare personalizzandolo per tutte le occasioni, per la festa della mamma, per un compleanno, per qualsiasi cosa. Allora, ci occorrono dei cartoncini colorati, dei cartoncini o fogli molto sottili bianchi, degli avanzi di cartone colorato, un paio di forbici, una penna scarica, perché in realtà ci occorre solo la punta della penna, una matita, un righello e dei pennarelli. Ok, allora per prima cosa prendiamo il nostro foglio e lo pieghiamo a metà. A destra e a sinistra. E tracciamo con la penna sia da una parte che dall'altra, se riusciamo, se no solo da questa parte qua. Facciamo un segno abbastanza profondo che ci permetterà di piegare il biglietto. Lo facciamo anche da questa parte. Ok, quindi facciamo una contropiega all'interno della parte che abbiamo appena tagliato, in modo che si apra in questo modo qua. Ok. E ritagliamo con le forbici, però stando attenti di tagliare solo la parte superiore, quindi il taglio lo facciamo solo qua sopra. Allora, preparate con il cartoncino un biglietto delle dimensioni volute e ritagliate le parti, diciamo, in eccedenza dell'interno bianco che avete fatto prima. Ok? Quando avete fatto questo, prendete la colla. Mi sono dimenticata di dire prima che serve la colla, va benissimo la colla stick, e incollate con la colla stick prima un lato e poi quell'altro.
Allora, io ho realizzato delle nuvolette e ho realizzato dei fiorellini con una bucatrice e delle farfalle, però potete anche ritagliare quello che volete, le sagome che volete a mano. E niente, adesso andrò a incollarle sul bigliettino e poi vi farò vedere il risultato finale. Questo è un esempio di bigliettino pop-up e potete realizzarlo e arricchirlo come volete, con fiorellini, farfalle, orsacchiotti o con ciò che volete. Grazie ancora. Ciao ciao!